esce il 5 dicembre con 120 copie. Il film ha avuto il premio del pubblico a Toronto, che come sapete non è una sezione competitiva, ma il premio del pubblico è il premio. È uscito in America il 12 novembre con 10 copie, come l'anno per testare, e ha fatto un'incredibile media di $35,000 a copia. Adesso le stanno aumentando un po' alla volta. Il film esce in Europa, in Italia come primi, quindi ci teniamo molto che il film abbia un bellissimo supporto sia di stampa e poi ci auguriamo di pubblico. Uscirà in Inghilterra il 9 gennaio, in Francia il 16 e in India il 23. Pensiamo, ci auguriamo tutti, che sia tra i 5 film degli Oscar. Danny Boyle è qui per rispondere alle vostre domande. Grazie. Innanzitutto vorrei scusarmi per non parlare affatto italiano, mi dispiace veramente. But also to say thank you for Fabio Capello. Però vorrei anche ringraziarvi per aver citato Fabio Capello. In Inghilterra sta andando benissimo, quindi vi siamo veramente grati, grati all'Italia di avercelo dato. Ora possiamo cominciare le domande. Buongiorno, volevo sapere, questo romanzo, evidentemente è tratto da un romanzo, come ha conosciuto questo romanzo e visto che il film esce anche in India, dunque lei, la scelta degli attori, è un film di Bollywood, non è un film di Bollywood, sono stelle, insomma ci racconta un po', grazie. Sure, I didn't, I read the screenplay first and it was described to me as a film about who wants to be a millionaire. And I thought, there's no way I'm going to make a film about that game show, because I watched it like everybody does, but I didn't want to make a film about it. But the script was written by Simon Balfour, who wrote The Full Monty, which is a film I love. And so I read the script and I was kidnapped by the script. After 10 pages, I knew I was going to make it as a film. Because the picture it had of this incredible city with all its horror and all its wonder was just transforming. And I just, completely unqualified, I'd never been to India, but I just knew I had to make this film about Bombay. So that's kind of what happened to me. Beh, io diciamo che ho letto la sceneggiatura ancora prima di leggere il romanzo e la sceneggiatura mi è stata presentata come la storia appunto sul programma televisivo che conosciamo tutti, Chi vuole essere milionario, che è un programma che io conosco perché appunto anch'io lo guardo, ma sicuramente ho detto no, non farò mai un film su questo programma televisivo perché non mi interessava. Ma poi appunto, visto che la sceneggiatura era stata scritta dallo sceneggiatore di Full Monty, l'ho letta e in effetti sono stato rapito. Dalla 10ª pagina in poi ho capito che quello era il film che avrei veramente voluto fare. Perché raccontava Mumbai, cioè l'ex Bombay, che è una città piena di cose, con tutte le sue meraviglie, con tutti i suoi lati negativi. Sicuramente ero assolutamente impreparato e forse l'ultimo che avrebbe potuto fare un film ambientato in India, visto che non ero mai stato in India prima di allora. Ma ho capito che questo era il film che volevo fare e quindi questo è stato l'inizio dell'avventura. Senta, ho sentito dire che questo film è stato addirittura candidato o comunque impredicato per tutte le altre categorie, non solo per gli Oscar, il film straniero. Volevo sapere se questo è vero, se ci può dare un suo commento su questo. E poi, siccome lei ha girato recentemente a Mumbai, chiedo scusa se, visto che si tratta di una domanda di cronaca, però vorrei sapere, sicuramente lei avrà fatto un ripensamento in questi giorni, quindi se lo può condividere con noi. Grazie. Sure. I didn't say anything about Bollywood as well, I should say. Doveva prima finire la risposta alla domanda precedente che riguardava la parte sul film bollywoodiano, diciamo. We've been very... The reception for the film in America has been extraordinary, really. And I think it's because it's... At first I thought there's no way that it will play in America because it's so foreign and such an alien world. But
basically it's the Rocky story, really, isn't it? It's basically a kid with a dream who has no qualifications, but he will get there. And it's not about the big prize, it's about the girl, it's about love. So it's sort of, it's that dream that is played out. And so people have begun to mention it in terms of Oscar and the other awards. I have no idea whether we'll get one, you know, even a nomination, I have no idea. I think we'll be up at the back of the hall, waving. If we get in the hall at all, we'll just be at the right at the back waving, but it will still be nice to be there if we get there. I think one of the things that is interesting is that Hollywood is looking to Bollywood more and more. You can see that. I'm sure you've heard that Steven Spielberg's company has been refinanced through Reliance in India. Disney have just released the first fully animated Hindi cartoon as a full-length feature film. While I was there for about a year, Will Smith came twice for meetings, not to film, for meetings, setting up business deals. And it's a long way from Los Angeles. So you can see these things are growing together. And Bollywood is very intimidated by Hollywood. They love Hollywood, you know, they love the idea of big stars. I mean, India loves big stars, you know. So we took advantage of that. Anil Kapoor, who plays the host with the earrings and the beard and the Elvis hair, he's a big Bollywood star. He's a fantastic actor, he's a Bollywood star. Beh, io sicuramente, appunto, come ha detto anche all'inizio Giorgetti, il film negli Stati Uniti è stato accolto in maniera incredibile e sinceramente questa è una cosa che veramente non mi aspettavo, perché un film così lontano per quanto riguarda le ambientazioni, cioè l'India è lontanissima dagli Stati Uniti, quindi è qualcosa di veramente strano, diverso, e quindi non mi aspettavo che sarebbe piaciuto. Però credo che in fondo quello che è piaciuto è la storia di un sogno. In fondo questo film racconta la storia del sogno di un ragazzo che da nulla, che non sa nulla, che non ha nessun titolo, riesce ad arrivare alle stelle, e non parlo tanto del premio in denaro, quello che riesce a realizzare è il sogno, l'incontro, ritrovare il suo amore dell'infanzia, e credo che questa sia la cosa che abbia colpito il pubblico, che abbia funzionato ad Hollywood. E, per quanto riguarda poi le candidature agli Oscar, appunto si parla di varie candidature, per il momento non lo sappiamo, non so se riusciremo ad ottenerne una o di più. Sicuramente se riusciremo ad avere una candidatura saremo lì in sala, forse nelle ultime file nel teatro, a farci vedere da tutti, a salutare, perché sarebbe già bello semplicemente esserci, ma non so se ci riusciremo o se riusciremo a vincere qualcosa, ma il fatto che abbia avuto successo sicuramente è molto importante. E poi oggi sicuramente Hollywood guarda a Bollywood in maniera molto molto interessante, ci sono tantissimi contatti fra Hollywood e Bollywood, e come dicevo prima Los Angeles è lontanissima da Mumbai, eppure tanti big della produzione americana si stanno muovendo, stanno andando a Bollywood, appunto Spielberg è stato lì, la Disney ha appena finito di realizzare il primo film di animazione totalmente in indie, Will Smith, quando io stavo lì l'anno scorso, ci sono stato un anno, è venuto due volte a Mumbai, non per girare ma per prendere contatti, quindi che vuol dire che l'industria di Bollywood, adesso anche Hollywood si sta interessando, e per contro a Bollywood amano tanto Hollywood, perché gli indiani amano le grandi stelle, quindi c'è questo rapporto sicuramente che funziona. Ad esempio l'attore che interpreta il presentatore di Chi vuole essere milionario è una grandissima star di Bollywood. E non ha risposto? Yeah. So also obviously it's very sad what happened two nights ago in Bombay. We've been in touch with all our cast and crew. And everybody's okay, and all their families are okay. And it does happen in Bombay. You do get these incredible. It is a very calm city generally, even though it's very overcrowded and there's not much infrastructure there in many ways. And it's an extraordinary city, but there are these terrible moments of violence that happen in it. There was a big bombing the year before we went there. There were bombs on the train, just like in Madrid, with almost 200 people killed. And I was particularly shocked because we worked a lot at VT Station, which is the scene where the dance takes place and where he finally gets the girl. And two of the guys opened fire there, and I saw the picture. That was very shocking because that is just Indians. There are no tourists in that place. It's just Indians. It's the lifeblood of the city, the ordinary people. And it's very shocking to think that anyone could open up on people like that just indiscriminately.
But the city will recover. It's an extraordinary place of extremes, these terrible extremes. They call it the maximum city, and it is like that. Everything's at maximum. Love is at maximum there, and violence is at maximum as well. It's an extraordinary place like that. Beh, sicuramente sono stato appunto, sono molto rattristato da quello che sta succedendo.